Si parla tanto di giustizia in questi ultimi tempi e sembra che il nostro paese si sia spaccato in due, fra chi ritiene che la questione giustizia sia un nodo ancora lì tutto da sciogliere e chi invece vuole sciogliere il ruolo dei magistrati, vuole sciogliere l'amministrazione della giustizia e quindi deregulation, quindi amnistie, indulti, quindi liberalizzazione di ogni cosa. È chiaro che messo così il nostro paese già dà un'idea che è un paese che va a scartamento ridotto, a due velocità, zero tolleranze per i poveri cristi, tutto tolleranza per coloro che invece hanno possibilità di farla fare. Io vorrei fare due riflessioni in questi pochi minuti di intervento. Primo, uno sguardo al passato, secondo, una proposta per il futuro. Di giustizia se ne parla per un motivo molto semplice, perché piaccia o non piaccia, d'accordo o non d'accordo, io, Davigo, Colombo e altri abbiamo fatto inchiesta Mani Pulite. E perché a Palermo, prima Borsellino, Falcone, Chinnici e poi tanti altri, per finire Caponnetto, Caselli, hanno fatto il loro dovere a Palermo, così poi a Torino, Maddalena, così tante altre persone. Insomma, con gli strumenti giudiziari, un gruppo di persone che facevano i magistrati, avendo il dovere di fare i magistrati, hanno scoperto un meccanismo da cui si può trarre una morale. La morale è che nel nostro paese, insieme alla democrazia degli ultimi 50 anni, dopo il dopoguerra, si è innestato un virus della democrazia. Un virus che è molto semplice, anche se molto pervasivo. Per tutto ciò che riguarda l'economia, non vale il principio cardine del libero mercato, dell'economia liberale, che è il principio della libera concorrenza, il principio per cui la meritocrazia dovrebbe fare Stato, il miglior prodotto al minor prezzo. Ma attraverso questo virus della corruzione, appunto, è successo che non chi era più bravo, ma chi era più furbo, chi riusciva a corrompere di più, ha fatto più strada. Il virus ha colpito anche il mondo della politica, perché il mondo della politica è un mondo in cui attraverso il sistema elettorale si viene eletti e si amministra. Anche qui dovrebbe valere il principio della meritocrazia: faccio bene e quindi mi rieleggono. È chiaro che se però ho tanti mezzi riesco a vendere bene più che a fare bene. E allora il politico ha trovato attraverso l'accordo occulto con l'imante, con l'imprenditore, si faceva dare i soldi in modo da avere tanti soldi a sua volta per poter fare grande campagna elettorale senza che ne avesse capacità di amministrare al meglio e meglio degli altri. Per avere i soldi degli imprenditori, ovviamente, gli faceva favori nel suo ruolo istituzionale e politico. Questa è l'anomalia. Un'anomalia che ha portato sul fronte dell'entrata un mare di soldi in meno, perché è chiaro che pagando la corruzione, invece di pagare le tasse, paga la corruzione, paghi molto meno, ma le tasse non pagandole, l'erario ha molti soldi in meno e quindi come un po' padre di famiglia: se ho uno stipendio a 100 lire posso fare 10 cose per i miei figli, se non ho uno stipendio a 10 lire posso fare 10 cose in meno. Il buon padre di famiglia, Stato italiano, aveva molti soldi in meno perché appunto ne incassava molto meno, perché appunto molte persone non pagavano le tasse perché si accordavano tra un condono, un indulto e l'altro, uno dice: ma chi me lo fa fare? E quando poi venivano scoperti, beh, paga la tangente all'ufficiale della Guardia di Finanza piuttosto che all'ispettore, piuttosto che al politico, e quindi mette tutto a tacere. Questo è un primo disastro, abbiamo incassato molto meno. Sul fronte delle uscite, pagando molti tangenti, si sono spesi molti soldi in più di quelli che si doveva spendere e quindi si sono fatte meno cose e più cose fatte male. Questo è il sistema, questa è l'analisi. Quindi quello che ho, il messaggio che volevo mandare io, quando si parla di giustizia, non è che si parla di giustizia soltanto come i 10 comandamenti. Siccome lo dice il settimo, non rubare, non bisogna rubare. Bisogna pretendere che nessuno rubi perché tolgono qualcosa a noi, non solo fanno un peccato. Che cosa fare per il futuro? C'è poco da fare. A casa, quelli che hanno rubato, e delle leggi affinché si rubi meno e possano andare sempre a casa quelli che hanno rubato. Un deterrente. Sono state fatte queste leggi? No. Sono state fatte leggi per rendere più difficili le indagini e per delegittimare la magistratura, cioè l'esatto contrario di quel che si doveva fare. Invece di fare leggi, per esempio, coloro che sono condannati non possono essere candidati, questa è una legge. D'ora in poi i condannati a casa. Hanno fatto una legge
Il reato di falso in bilancio non è più reato, ne hanno fatto un altro. Le prove per scoprire determinati reati, se non ripetuti in aula, non sono più prove. Insomma, voi capite che situazioni di questo genere ci portano a essere, e mi avvio alla conclusione, con questo parallelismo, a essere come in un ospedale. Ci avete presente un ospedale, no? E in ospedale cosa arrivano? Arrivano gli ammalati. A volte non arrivano un ammalato ogni tanto, ma arrivano tanti ammalati. Vuol dire che è sempre con la stessa malattia. Qual è la diagnosi che tirano fuori i medici di quell'ospedale? Uè, se era mica che nel nostro territorio ci sono c'è una malattia sociale che sta in corso? Visto mai che nel nostro territorio Italia, a forza di corruzione, c'è una malattia sociale, una situazione ambientale per cui ci sono tante corruzioni e quindi c'è qualcosa che non va? Questo hanno scoperto i nostri medici del nostro ospedale, questo hanno scoperto i nostri magistrati quando, stando lì sulla fronte, si sono accorti che non si trattava più di un reato, adesso un altro, ma si trattava di un sistema ambientale, endemico quasi, insomma di una malattia sociale. A questo punto, in un ospedale normale cosa avrebbero fatto? In un paese normale cosa avrebbero fatto? Avrebbero stabilito una profilassi contro la malattia. Ecco, nel nostro ospedale Italia hanno stabilito una profilassi contro i medici, contro i giudici. Non mi pare una buona soluzione, perché se curi il medico invece di curare il malato, elimini chi cura la malattia, ma la malattia ti resta lì e continuerà a far male a tutta la società. Ecco allora il messaggio che voglio mandare. Pretendete il più possibile a che ci sia un ricambio generazionale della classe dirigente. È la ragione per la quale anch'io, da quando mi sono messo in politica, sto cercando di far comprendere a chi mi ascolta che non è tanto votare a destra o a sinistra, quanto votare le persone per bene, che hanno una faccia di cui vi potete fidare. A me pare, sotto questo aspetto, che in questo momento, con il bello esempio che dà Mister Berlusconi da quella parte, in quel contesto e in quel sistema di governo non ci si possa fidare.